Te lo credo che mi chiamano VIP ormai. No, vabbè, scherzi a parte, ragazzi, 10.000 iscritti. Cioè, 10.000 iscritti. Cioè, io non mi sarei mai, dico mai e poi mai aspettato di raggiungere questo traguardo. Lo dico proprio sinceramente, ragazzi, perché 10.000 iscritti a livello italiano, a livello internazionale, sono comunque tanta, è comunque tanta, ma tanta gente. Vuol dire che 10.000 persone si sono iscritte al tuo canale, la maggior parte di esse comunque ti seguono, ti supportano, ti si complimentano, quindi è davvero, cioè, un'emozione unica per me. Anche perché io, quando iniziai la mia avventura qui su YouTube, vista la mia totale assenza di obiettivi prefissati, io non mi sarei davvero, ripeto, mai aspettato di giungere ad un risultato simile. Quindi io davvero vi ringrazio tanto, ma proprio di cuore, perché noi siamo qui, io sono qui, noi siamo qui, siamo arrivati a questo punto soltanto grazie a voi, grazie al vostro supporto, e davvero vi devo ringraziare perché siete tutti fantastici, tutti allo stesso modo. E proprio nel video di oggi, nello special dei 10.000 iscritti, vorrei soffermarmi sulla storia del nostro canale. Quindi sulla storia di Trombone, del personaggio di Trombone, su come appunto nato, come è nata questa voglia, come abbiamo iniziato, come ho iniziato, anzi, visto che iniziai da solo, la mia avventura su YouTube, l'arrivo di Zambo, la nascita di Gamers Brothers e, insomma, una sorta di percorso cronologico fino ai giorni, fino adesso, fino ad oggi. Quindi io spero che il video vi piaccia, ripeto che vi ringrazio davvero tanto, perché 10.000 iscritti sono per me un regalo immenso, e spero vi piaccia il video, godetevi lo special, e niente, ragazzi, davvero grazie ancora di cuore. Buon video. Tutto è benissimo il non troppo lontano 26 marzo 2012, quando un ragazzo di nome Trombone decise di realizzare e pubblicare il suo primo video su YouTube, incentrato sulla mod di un gioco molto in voga in quel momento, che stava letteralmente spopolando sia per il web sia tra i videogiocatori amanti del genere horror, ovvero Amnesia: The Dark Descent. La mod in questione era Stefano's House. Bene, direi che dopo questa imbarazzante introduzione epico-leggendaria possiamo iniziare a parlare appunto seriamente della nascita del canale, della nascita di Trombone e del perché ho iniziato a fare video. Beh, guardate, i motivi non sono nulla di altisonante. Semplicemente il giorno prima, ovvero il 25 marzo 2012, venni a conoscenza del fatto che due miei amici, i Free Gamers, iniziarono a pubblicare qualche loro video su dei gameplay, su giochi free to play, su YouTube appunto. E allora poi venne anche a sapere che oltre a loro anche altri due miei amici, i Gentubers, avevano già 500 iscritti abbondanti, pubblicavano regolarmente video gameplay su vari giochi. Da lì in poi mi dissi, ma insomma, dai Trombone, cioè, proviamo anche noi, prova anche tu, cioè, insomma, fai qualche video, ti diverti, pubblichi su YouTube, magari ricevi qualche commentino, qualche mi piace, e niente, facciamolo per divertimento, no? Quindi iniziai appunto con Amnesia perché sono un amante del genere horror, quindi decisi anche di videogiochi horror, e siccome ero molto preso da quel gioco in quel momento, decisi appunto di pubblicare un video gameplay su una mod. Non mi vergogno ad ammetterlo, all'inizio, come tutti poi, non avevo uno stile mio, non riuscivo a identificarmi in un mio personaggio, quindi mi ispirai molto ai giganti dei gameplay horror su YouTube. Vedi PewDiePie, vedi FaVJ, io comunque mi ispiravo un po' a loro perché non avevo ben definito ancora una mia personalità, un mio stile per fare video. E ancora adesso, se vado a rivedere quel fatidico primo video, mi viene proprio da piangere, ma non per l'emozione, non perché oddio il primo video, guarda che bello, no, proprio per la qualità scadentissima dei primi video che facevo. E d'altronde, come tutte le cose, agli inizi non si può essere perfetti, anzi non lo si è mai, figuriamoci agli inizi. Quindi della serie risoluzione a 480p montato con Windows Movie Maker,
Vabbè, brutti ricordi, lasciamo perdere. E quindi niente, con questo primo video appunto intrapresi la mia avventura qui su YouTube, senza prefissarmi alcun obiettivo della serie, voglio arrivare a tot iscritti, vorrei che... No, assolutamente, Perché perché... appunto iniziai per scazzo, cioè letteralmente, penso che la definizione più adatta sia aver iniziato a registrare proprio per scazzo, cioè per puro divertimento, senza preoccuparmi degli iscritti che avrei potuto ottenere, della gente che mi avrebbe potuto seguire. Quindi davvero semplicemente caricavo per puro divertimento e basta. Sta di fatto che infatti, scusate il gioco di parole, tutti i video praticamente iniziali, il gioco principale, se non che praticamente l'unico del canale all'inizio, era appunto Amnesia. Quindi giocai i mod oltre a Stefano's House, giocai le House of Creep tutte e tre, giocai tante mod e ottenevo appunto quello che mi aspettavo, cioè quelle 20 visualizzazioni al mese, no, mese no, alla settimana, e i tuoi 10 iscritti alla settimana, che paragonate agli 80-100 al giorno di adesso sono qualcosa di impietoso, ma ovviamente è tutto rientra nella norma. E quindi niente, io veramente andavo avanti tranquillamente, mi divertivo, mettevo qualche video, avevo qualche soddisfazione, perché comunque avevo pochi iscritti, ma come si dice, erano pochi ma buoni, che mi seguivano, mi facevano i complimenti, dicevano che mi intrattenevo, e quindi Perché l'amore si chiama spinto così? appunto da voi, come ho già detto ad inizio special, siete voi che mi avete spinto a continuare e continuate tuttora a farlo. E spinto appunto da questi pochi iscritti ma buoni, continuai appunto nella mia avventura qui su YouTube e registrai soprattutto appunto mod di Amnesia, per poi passare anche a un altro gioco che comunque ottenne un discreto successo per gli iscritti che avevo, che fu Cry of Fear. Cry of Fear, che è una mod di Half-Life, che purtroppo non ho potuto continuare con grande disperazione sia mia che di alcuni dei miei iscritti. Iscritti di un tempo, poi non so se ce ne siano ancora fra di voi che mi seguono come agli inizi. Comunque, chi mi segue fin dall'inizio saprà che ho dovuto interrompere la mod di Half-Life Cry of Fear perché mi dava problemi ad un certo punto, cioè praticamente mi crashava, in quanto anche non era, cioè ho dovuto craccarla. No, 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 non è vero, non è vero. Lo, lo, lo. Dai, lo sapete che il vostro Trombone ha vie alternative per giocare a certi giochi. Comunque, niente, appunto. Per il fatto che non era comprata, mi dava seri problemi, dopo un livello mi ricordo che crashava perennemente e non mi era più possibile andare avanti. E quindi purtroppo dovetti chiudere quella serie, ma comunque ci fu una sorpresa inaspettata. Una sorpresa inaspettata, ovvero l'arrivo di un collega. Cioè, iniziai a considerare l'idea di prendere un secondo nel mio canale, cioè decidere di fare video assieme a un amico per raddoppiare appunto il divertimento, e speravo anche di raddoppiare l'intrattenimento. Ovviamente sapete già tutti di chi sto parlando e lo vedrete, vedrete appunto la storia del nostro collega nella prossima parte dello special. Music. Salve a tutti, bentornati da Trombon con un nuovo video di Amnesia, una nuova custom story. Bomba sexy è momentaneamente Sospesa. sospesa. Chi è questo tizio qua? Il mio amico? Sono Zambo. Zambo, DJ più forte sulla piazza di Ferrara. Sicuro. Sicurissimo. Io sono Trombo, mi conoscete e... per forza. Quindi ci apprestiamo a giocare questa custom story, Olaf's Demise, perché Bomba Sexy lo finirò io forever alone. Like a boss. Ma no, che cazzo! No, 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 no,
casa. Ok, questo è stato... Questo era... Bastardo! Questo era... Perché metterlo lì... Fottiti! È stato stupendo. È stato bellissimo. Guarda, guarda. Headshot! Oh, headshot! Troma l'ha preso con ce la forza. Ce la fai, Bel? Ce la fai, Bel? Grazie. Mi scappa sempre una lacrimuccia quando riguardo
questi video non per la qualità scadente, perché anzi la qualità era già in miglioramento, era in netta evoluzione, ma perché mi viene proprio in mente, mi sembra ieri quando registrai il mio primo video con il mio collega Zambo, che vi saluta, lui vi saluta sempre. E davvero perché Zambo è un personaggio, una figura fondamentale del canale, bisogna dirlo, e lo chiamo Zambo perché senza di lui probabilmente non saremmo arrivati fino a questo punto. Parte del merito è anche sua. È vero che, insomma, dai, Trombon comunque ci mette il materiale, Trombon ci mette la webcam, Trombon ci mette il canale, Trombon ci mette il reindirizzamento video, Trombon ci mette il caricamento video. Insomma, Zambo non ci mette un cazzo se non la sua apparizione. Questo è quello che. No, vabbè, no. Scherzo. Beh, sì, più o meno, però è così. Però Zambo, davvero, senza di lui non sarei qui, non saremmo qui. Quindi un dovuto ringraziamento a lui va fatto. E stavo appunto dicendo, notare come in questo video che avete, questo spezzone che avete appena visto, oltre al fatto che avevo tipo 10 kg in più, però quello, vabbè, quelli sono dettagli, notare come eravamo timidi, come eravamo emozionati. Lui poi sembra riconoscibile, cioè, riconoscibile no, ok, però rispetto alla. Sia io che lui rispetto comunque. All'abitudine che abbiamo adesso nel fare video, cioè eravamo molto più timidi e insicuri. Infatti, cioè, come tutte le cose, l'esperienza si acquisisce col tempo. Però davvero la nascita qui, appunto, con l'arrivo di Zambo c'è la nascita dei Gamers Brothers, cioè del canale di oggi. Da dove nasce il nome Gamers Brothers? Da dove nasce il nome Gamers Brothers? Zambo non fu da quel primo video, non da quel primo video entrò a far parte del canale, perché bisogna dire che in quel primo video io lo girai con lui solo per provare, e poi dopo iniziai a girare un altro video, un altro ancora, fino a giungere al vlog dei 100 iscritti dove annunciai appunto l'ufficialità della nostra collaborazione, cioè il fatto che lui fosse andato a far parte comunque ufficialmente del mio canale, e da lì poi nacque il fenomeno, e sì, il fenomeno, mamma mia, vabbè, me la sto tirando un po' troppo, da lì poi nacque il nome, l'unione dei Gamers Brothers. Nome nasce da un'invenzione di Trombon, cioè diciamocelo, perché Zambo può dire quello che vuole, ma io mi ricordo bene quella fatidica conversazione su Facebook di mesi or sono, nel quale gli dissi: "Bel, cioè, dobbiamo pensare a un nome per il canale comunque, perché non posso lasciare Trombon 64, ormai siamo in due. Quindi cosa facciamo?" "Ma sì, perché boom bim boom bam." Gli ho detto: "Beccati questa, Gamers Brothers." E lui: "Ma bella, Trombo, ne sai a pacchi, sei troppo forte." Poi abbiamo deciso, dopo lui mi ha aiutato su decidere se usare la E o il 3 al posto, o il 3 al posto della E, insomma, una al posto dell'altra. Vabbè, dettagli, però il nome è di mia proprietà, è copyright di Trombo. Comunque, vabbè, a parte questi meriti che mi sono preso, è davvero un grazie a Zambo ancora, perché davvero lui, niente, a parte che è un ragazzo fantastico, un grandissimo amico e simpaticissimo, come avete potuto notare dai video. E lui è così nella vita reale, cioè quello che lui, come si comporta nei video, cioè il suo carattere più o meno è quello, cioè, quindi lui anche a livello colloquiale con gli amici è così, quindi davvero è uno spasso continuo quel ragazzo. E non che io sia diverso, non che io sia un morto vivente nella vita reale, anzi, cioè anch'io più o meno sono come mi vedete nei video. Certo, non è che vado quando sono al supermercato e mi metto a urlare "Slady!" o robe del genere, cioè non è che mi vedete così, però cioè tendo di solito a provare a far ridere, a intrattenere comunque gli amici, anche in conversazioni colloquiali normali. Comunque, niente, davvero, Zambo è davvero un grande. Io lo ringrazio ancora per essere andato a far parte del mio canale. Io e lui spero che arriveremo lontano. Arriveremo lontano perché già 10.000 iscritti, ragazzi, sono tantissimi. Però a questo punto è vero, una volta all'inizio non ci eravamo prefissati nessun obiettivo. Però io adesso direi di, cioè non dico di volermene prefissare proprio degli obiettivi veri e propri, ma vista la rapidità con cui stiamo crescendo e il successo che comunque stiamo ottenendo, sono davvero contento di come sta andando la cosa, e quindi spero davvero di poter continuare così e di giungere presto non dico alla pari, però quasi alla pari con i giganti dell'horror del momento come Diddo, che saluto tra l'altro, ciao Diddo, bella Diddo, ti seguo sempre, e Favij, che saluto anche lui. E spero un giorno di giungere più o meno al loro pari. E
E spero anche di regalarvi presto una collaborazione sia con Dido che con Favij, perché penso che vi piacerebbe molto. Comunque, chiusa la parentesi del presente, insomma, torniamo al passato. Arrivato Zambo a entrare a far parte del canale, iniziamo a fare video di due serie principalmente. Resident Evil 4, che fu un gioco che giocammo entrambi, io soprattutto, ma anche lui. Uno dei pochi giochi in cui non è newbo, e quindi decidemmo appunto di farlo anche per quello. Resident Evil 4 e Nightmare House 2, una mod di oddio, aiuto, di Half-Life 2, se non sbaglio, una mod horror che completando mamma mia, l'italiano, trovo l'italiano che riuscimmo a completare, che ci regalò tante emozioni, che ebbe anche un discreto successo comunque per gli iscritti che avevamo in quel tempo. Avevamo circa 200, non più, iscritti, mi sembra, durante la serie di Nightmare House 2. E comunque queste furono le due serie principali. Nightmare House, come ho detto, lo finimmo, mentre Resident Evil 4, purtroppo, a causa di un ripristino immediato che dovetti fare al PC per problemi vari, ho dovuto interromperlo. Ho dovuto interromperlo e poi non ho potuto riprenderlo, perché riprenderlo sarebbe dovuto, cioè riprenderlo avrebbe comportato rigiocarlo fino al punto in cui dovremmo arrivati, e sì, insomma, sarebbe stata una gran trafila. E queste erano le serie appunto principali, con qualche indie horror, ma proprio raro, sbuttato lì in mezzo. E poi, dopo detto questo, ci fu il vero e proprio punto di svolta del canale, perché grazie a un indie horror, appunto, a proposito di indie, grazie a un indie horror che stava iniziando a spopolare, riuscii io appunto a farmi conoscere, riuscii a farmi conoscere davvero tanto, mi aiutò davvero tanto questo indie, questo indie gettato su un personaggio. Avete già capito di chi sto parlando? Oddio, porco zio, papà, ma aspetta, papà, vai là dietro, ma vai a vendere pere, ma vai a spendere. La figura comunque di cui sto parlando ovviamente è quella di Slender. E infatti con Slender fu proprio il mio trampolino di lancio. Il mio trampolino di lancio nel mondo del gameplay horror, perché mi ricordo ancora quando pubblicai il primo video di Slender. Adesso non ricordo, no, ecco, prima ricordo ancora, poi non ricordo, vabbè. Stavo intorno, mi sembra, ai 300 iscritti, poco di più. Iscritto più, iscritto meno. E ottenni davvero un grande successo col primo video. Stalker di merda, Slender Man episodio 1 gameplay Ita. E col primo video ottenne davvero un discreto successo, anzi più che discreto, perché le visualizzazioni arrivavano, proprio tante ne arrivavano, e nonostante comunque avessi 300 iscritti. Ciò probabilmente fu favorito dal fatto che Slender stava iniziando ad essere conosciuto a livello internazionale italiano, Ah, io pensavo che fosse e i io. miei video probabilmente, siccome ne pubblicai anche molti, cioè proprio mi incentrai su Slender per 6-7 episodi successivi, mi sentai su Slender, quindi Più di figo il fatto che Slender veniva comunque molto ricercato a livello italiano, i miei video erano freschi freschi, probabilmente la gente si accorse di me e iniziò ad iscriversi, e da lì in poi appunto devo ringraziare Slender, per quanto tutte le volte mi faccia prendere dei coccoloni, mi faccia prendere degli infarti da panico. Slendy, io ti devo ringraziare, perché senza di te avrei molti meno iscritti a questo, avrei molta meno gente che mi Ah, segue sono probabilmente, contento. a questo punto. E quindi niente, iniziai con il gioco originale, prodotto dalla Parsec Productions, e ci feci 5 episodi, se non sbaglio, senza riuscire a completarlo, ovviamente, per poi giocare Tutti anche le ragazzi nuove sono contenti. storie di Slenderman Shadow, vale a dire Elementary, Mansion, Sanatorium, che riuscii a completare, e le giocai tutte. E poi feci anche Slendy Zingaro, che ottenne un discreto successo, anzi tanto successo, tuttora continua a ottenere. È il video in cui ho più mi piace, penso che sia arrivato a 1000 e passa mi piace. Quello di Slendy Zingaro c'è, cioè nella mod di giorno, nella mod diurna di Slender, nel quale appunto ti viene a riscuotere i suoi 20 dollari. E
tuttora faccio video di Slender, come sapete, quando è diventato un personaggio emblematico del mio, del nostro canale, anzi. E quindi assolutamente un grazie dovuto a Slender per... anche per gli infarti, dai, perché alla fine sono quelli che attirano il pubblico, per quanto degli affastino fastidio a me. Un grazie a Slender dovuto, perché mi ha davvero lanciato nel mondo del gameplay horror. Quindi grazie Slender, grazie di tutto. E non potevo ovviamente non concludere lo special dei 10.000 iscritti con il mio compagno. Cos'ambo! Grandissimo. Che è stato davvero, è un'avventura che va vissuta assieme, perché hai visto, ma ne abbiamo passate di tutti i colori, cioè rivedendo queste immagini davvero ritorno indietro, sembra di 7 anni fa, ma è un anno video. Incredibile, il mio primo video assieme. Sono ciao ragazzi, chi è Zambo? Ciao ragazzi, sono Zambo. Sono Zambo, che cazzo. Se volete, se no adesso esco un secondo. Adesso invece mi stanno chiamando un secondo, vado. Invece adesso è molto più carico, una cosa, vabbè, insomma, l'abitudine sì, è sì, questa. Sì, no. Beh, che altro c'è da dire comunque, dopo la nostra continua evoluzione, ovviamente abbiamo giocato molti indie, perché gli indie horror attirano sia noi che il pubblico, quindi sì, poi continuiamo a farlo, poi ci sono sempre delle buone uscite. Infatti qualcosa di innovativo che si sviluppa, esatto, sempre, esatto. Sempre meglio. Tra i migliori che abbiamo giocato sicuramente Mental Hospital, bellissimo. Molto bellissimo. Però... Pesadello, ti ricordo. Pesadello, ma è Scalli, bellissimo Scalli. Stupendo. E là in fondo, ma i digiri te lo ritrovi qua. Dico qua. Mio Dio. Qualcosa di peso. Il Defonse. Il Defonse. Stupendo, nel cuore. Stupendo, perché è stato forse uno dei più curati che mi ha mai giocato. Eh sì. Abbiamo giocato Ice. Abbiamo giocato Jeffy, bellissimo Jeffy. Prima Illusions, Ghost Killer. Stupendo. Poi ci sono stati anche momenti di sclero, perché vi ricordate di ovviamente Cat Mario con il sottoscritto. Unfair Mario con anche sta faccia qua. E ci siamo davvero, stiamo strizzando. Però sì, sì, però, siamo ancora qua, ragazzi. Siamo ancora qui. La mia scrivania ha rischiato grosso. Ma siamo ancora qua. Insomma, giunti a questo traguardo, che dici? Grazie a tutti, davvero grazie a tutti. A proposito di ringraziamenti, qualche salutino alle youtuber che hanno tutti collaborato con noi. Tutti gli youtuber che hanno collaborato veramente con un noi. Grazie a voi, come ho detto anche all'inizio special, ed obbligo, cioè, assolutamente. Poi voi siete la macchina, siete il motore del canale. Poi un grazie anche agli youtuber con cui abbiamo collaborato, con cui abbiamo collaborato. Pronti? Il primo assolutamente è Impossible Game Ita. Impossible Game Ita. Saluto Iggy Ita. Stammi bene! Lo saluto perché, beh, insomma... ricordati che sarai per sempre il secondo youtuber secondo di canale, però sei bravo, sei bravissimo, davvero. Non vederla Impossible per me, per meriti molti più iscritti di lui, quelli merita, che credimi. Cioè, e poi davanti a te hai Trombo, cioè non è quindi, no, cioè, così è uno lì, così pappina, hai il tuo compagno di classe Trombo davanti a te. Dice, cazzo, vabbè, dai, non so, un sconosciuto di minchia, c'ho Trombo, quindi mi va più che bene il secondo posto. Poi, Ciccio Gamer, grandissimo sono. Ciccio Gamer, vincitore di tutti i contest. Quando arrivo lì, mi arriva Trombone con la cosa. Sai che ho fatto, ho visto tutti i video del contest, e chi ha vinto stavolta? Prova a dire. Ciccio! Ciccio! Ragazzi, al terzo contest non mandateci neanche i video, perché avrà vinto Ciccio Gamer. Ciccio Gamer, anzi, facciamo il contrario. Ciccio, non ci inviare i video, sennò guarda. Dei Daria, bisogna oltre che ringraziarla per la coppa comunque che ho fatto Slender Prison con lei. Non era una coppa, era un dual, però. Sì, era un dual, ma sì, dual commentary. Anche lei comunque sta facendo la sua strada su YouTube, se la sta costruendo. Sta andando più che bene. Vorrei ricordare che chi è che l'ha scovata? La trovai, e tra l'altro disse: ma quanti anni ha? 19, 20, 6 anni in più di quelli che mi ha. Dispiace, Dario, non voleva dire questo. Ma anche un complimento. Va bene. È okay, meglio dimostrarti più che di meno. Sì. A questa età. Ok, a questa età sì, hai ragione. È vero, tipo tenersi la barba. Ha ragione, trovo. Quindi io trovai questa youtuber qua che aveva
da quel che ho capito era ritornata su YouTube perché aveva un canale, poi l'ha cancellato. Di Daniel 14 Returns, effettivamente. Sì, effettivamente, se non è che ci vuole un genio. Vabbè. No, che la contattai, ci la sponsorizzai un po', la spammai un po' in giro. E adesso è arrivata a questo punto con le sue forze e anche con qualche... Insomma, dire un po' di merito, tromaci, sì, dai. Se magari trovo quel giorno... Anziché non fare un cazzo, stava a fare qualcos'altro. Ecco, sarebbe tipo, arrivata a questo punto. Al cinema andare a vedere un altro film horror, però invece è andata lì. Ah. Invece, brava lei. Brava lei, Dario. E niente, dovrei fare anche un altro duel con lei presto. Sì. Poi, quindi, Favij. Favij. Slam, grandissimo. Un idolo. Niente, lui è proprio un gigante un altro gigante. E niente, insomma, bisogna dire che il trio a livello horror italiano penso che sia Diddo, Favij. E poi noi! E poi adesso noi! Quindi saluto Favij e spero di fare presto qualche altra cosa insieme a te. Saluto anche Diddo! Diddo! Che è davvero un grande 26.000 passi iscritti, c'è una cosa assurda. Fa paura. Fa paura. Noi arriveremo a 26.000, lui sarà a 50-60. Tra un po'. Arriviamo, Arriviamo, aspetta. Con calma. Vabbè, no, comunque, complimenti anche a lui. Dovrei fare una coppa anche con lui, appena possibile. Precisamente, infatti, qualcosa bolle in pentola. Vai, vai. Esatto. Quindi ti do a presto, spero presto di fare una coppa anche con te. Flash, saluto Flash. Flash è un altro con cui ho fatto un paio di video. Uno che adesso, uno youtuber che adesso ha abbandonato il suo canale precedente per gestire un altro. È già a 500 passi iscritti. Sta gestendo un canale di FIFA. Quindi, chiunque sia appassionato di FIFA si iscriva al suo canale perché, tra l'altro, è anche molto bravo. E quindi, un saluto a Flash. In bocca al lupo per il tuo nuovo canale. Avanti così. Va. Direi che abbiamo più o meno salutato tutti ed è il momento di... Sì. Beh, ah, beh, per la Gamers diciamo che... Abbiamo... Gamers, ecco, abbiamo appena iniziato questa nuova community di Gamers. Importante comunque perché è la community ferrarese dove purtroppo non riusciamo a caricare con regolarità. Con costanza, va bene. Con costanza, video, perché trovarsi tutti non è mai facile, però è sempre divertente... fare video con tutti gli youtuber ferraresi, quindi saluto i Giantubers, saluto i Free Gamers, saluto di nuovo Impossible Gamita che male non fa, iscrivetevi al suo canale anche se lo merita anche lui. A Zio Red, ha ragione, insomma, ma non lo so, vabbè, mi dispiace ogni tanto saluto su questi mancamenti. Tutti voi, grazie ancora di cuore per tutto, perché ricordatevi che è solo grazie a voi se noi continuiamo, se siamo arrivati fino a questo punto. E quindi niente, speriamo di regalarvi ancora tanto divertimento e tante emozioni. Emozioni. Vabbè, sì, la risata è un'emozione, la paura gli horror è un'emozione, ragazzi. Oh no. Grazie ancora. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.